iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Questa mattina ho deciso di andare a recuperare il mio vecchio iPhone 5 e mi sono subito messo all'opera per dargli una nuova vita, cambiandogli la vecchia batteria. Al giorno d'oggi tutti quanti noi abbiamo uno smartphone in tasca e i cellulari sono arrivati a una qualità video e foto davvero incredibile. Infatti ho deciso io stesso di girare tutti quanti i miei video nel mio canale solamente con iPhone. Però tanti di voi mi dicono, quando faccio dei video con l'iPhone o qualsiasi altro smartphone, vengono una schifezza. Ecco, oggi vi darò qualche trucchetto per migliorare e alzare notevolmente la qualità. Senza accorgercene, quante volte ci capita di prendere lo smartphone dalla tasca per la fotocamera e quindi sporcandola? Ecco, il primo trucchetto che vi darò sarà quello di pulire sempre l'obiettivo o con un panno per gli occhiali o, nel caso non ce l'aveste, con la maglietta. Un secondo trucchetto è quello di attivare la griglia nelle impostazioni della fotocamera, perché questo vi permetterà di essere molto precisi, soprattutto se volete inquadrare un soggetto. Guarda, c'è la lumaca! Terzo consiglio, è importantissimo anche l'audio in un video. Infatti già l'audio dell'iPhone è buonissimo. Se ti filmi da un metro e mezzo di distanza, va più che bene quello dell'iPhone. Ma se cerchi delle riprese più distanti, ti consiglio un microfono wireless. Ecco, questo microfonino da 30 euro vi permette di fare delle riprese parlate a distanza di 20-25 metri. So già che l'audio non è perfetto perché l'ho già testato, però vi permette di fare qualcosa di diverso, fare delle, magari delle azioni parlate a distanza. Mi stai dicendo, Jack, il mio problema principale è la stabilizzazione. Quando faccio le riprese sono sempre tutte mosse. Come faccio? Ecco, ci sono due opzioni. Innanzitutto bisogna evitare di fare la ripresa a una mano. Appoggiare due mani, così si avrà molta più stabilità. E seconda cosa, se si vuole farla in movimento, bisogna attuare una sorta di passo felpato. Ok, sembrerò un po' un idiota adesso nel farlo, però questo è l'unico modo per averla veramente stabile. E questo qui sarà la vostra manna dal cielo. Questo piccolo treppiede vi permetterà di fare delle riprese stabili, soprattutto se volete fare dei timelapse. È fenomenale perché è piccolo, poco ingombrante e lo si porta in tasca. Allora voi mi potreste dire, Jack, io non c'ho mica l'ultimo iPhone da 1500-2000 euro. E beh, io questo video l'ho girato con un iPhone 8 Plus di 5 anni fa e stamattina ho sistemato il mio vecchio iPhone 5 di 10 anni fa. E questo video che state vedendo proprio ora è stato girato interamente con l'iPhone 5. Ora vediamo se provando a vloggare con un telefono di 10 anni fa si riesce a sentire qualcosa, se l'audio è accettabile o decente. La
La verità è che questo video vuole essere anche un po' una provocazione. Non è il mezzo a fare la qualità di un video, ma il contenuto. Infatti, se non sei un videomaker che deve fare lavori professionali, una camera del genere ti servirà poco. Questo video l'ho girato tutto con un iPhone di 5 anni fa, un iPhone 8 Plus, e lo spezzone che hai visto prima l'ho fatto con un iPhone 5 di 10 anni fa, ben 10 anni fa. Quindi se sei una persona comune che vuole fare video per dei ricordi o per i social, un iPhone ha già una qualità altissima e in più è immediato, comodo e facile da usare.